75 minuti su un drammatico fatto di cronaca. In 75 minuti Stefano Terraglia, giovane regista toscano, racconta la storia di un rapimento. L'epoca è quella delle Brigate Rosse. Un sequestro e l'intreccio di storie conflittuali che liberano i protagonisti a vario modo da percorsi difficili e vicende familiari. È la storia di un dialogo, dei dubbi di una generazione, l'Italia cupa del 78, all'attivo del regista già una cinquantina di cortometraggi, ora questa prima prova impegnativa. Le tue parole, il titolo del film, è un film indipendente prodotto da ADS Artisti del Cinema, diretti da Terraglia gli attori Rosario Campisi, Carolina Gamini e Fulvio Ferrati. Costato appena 3.000 euro, il film è stato girato nella terra di Terraglia, Scandicci, in appena 3 mesi. Un'opera frutto del lavoro e della passione di tutti i protagonisti di questa avventura cinematografica. L'anteprima del film è stata fatta in occasione di Cultura 2000, l'associazione che cura prevalentemente alcuni dei più importanti cineforum fiorentini, e molte sono state le critiche positive ai cortometraggi e al film. Le tue parole saranno nelle migliori rassegne per la prossima primavera. Da sottolineare la colonna sonora, la musica è quella del maestro Lorenzo Pescini, un amico, un artista, un compositore ed un pianista brillante. Il maestro Pescini è stato l'autore di molti altri cortometraggi di Terraglia. Giovedì prossimo, 4 marzo alle 21, al Cinema Teatro Aurora di Scandicci ci sarà la prima proiezione del film Le tue parole. L'ingresso è gratuito. Anche lei ha un bimbo come il nostro! Il nostro si chiama Paolo e il suo...